commento alla partita, io penso che devo fare i complimenti a tutti i ragazzi, da quelli che hanno giocato a quelli che non hanno giocato, a tutto lo staff tecnico che ho trovato qua, a tutto il gruppo, perché in 3 giorni mi hanno sempre seguito, e anche a chi mi ha preceduto, perché la squadra comunque è una squadra tonica, una squadra che corre, quindi significa che è stato fatto bene anche prima. Ecco, è una riflessione che faccio adesso, ho parlato adesso con mia moglie, mi mancava non la panchina, mi mancava questo tipo di panchina, cioè mi mancava l'emozione della grande piazza, anche se in un momento di delusione, però venire qua, come ho sempre detto in conferenza stampa, a me, per me è uno stimolo ed un onore enorme, perché qua mi hanno preceduto fior di tecnici, e quindi l'impatto è stato bello dall'inizio. In più, come ho sempre detto, sono tornato in uno dei posti che amo di più, cioè, come ho sempre detto, e quindi se questo quindi l'impatto non è stato positivo, non è stato ancora di più. Io ho sempre detto che quello che conta poi alle lunghe sono le prestazioni, per oggi ci serviva anche unire la prestazione e il risultato, soprattutto per l'ambiente, soprattutto per il gruppo di ragazzi che ho visto felicissimi dopo, per dare un briciolo di entusiasmo, un briciolo di credo in quello che poi affronteremo in questi mesi insieme. Era questo, ma soprattutto non mi preoccupava, perché certe impronte alla squadra sono riuscito sempre a darle, quindi non era questa la cosa, però in una squadra dove in questa categoria, dove le sostituzioni, ogni cosa è detta, sentivo, cambia, fai, cioè, ritorniamo alle solde, in una categoria dove per fare le sostituzioni devi avere corrispondenti di età, e molte volte non ci sono ruolo per ruolo. Secondo me dobbiamo intervenire proprio su questo, di scegliere dove i nostri giovani devono giocare e cambiarli solo in quei ruoli, perché sennò ogni volta devi rivoluzionare ogni cosa. Eh sì, perché ripeto, io se fossi stato da solo in panchina, cioè il mio secondo non è venuto in panchina, proprio perché non nemmeno lui aveva le conoscenze e né più l'abitudine alla gara. Quando devo fare le sostituzioni, sì che ho visto giocatori, però gli anni di età non ce l'ho così immediati, e quindi devo riflettere un sacco. Perché per fare per cambiare qualcosa hanno dovuto cambiare due insieme, e ho dovuto cambiare due giovani, fra parentesi, cosa che io non cambio quasi mai. Quando per la paura di non vincere ci abbassavamo, quando smettavamo di giocare, quando si andava avanti portando palla in situazioni caotiche senza gestirla e farla correre come voglio io, però in 3 giorni non credo che si possa fare di più di quelli che hanno fatto, perché questi ragazzi sono stati non meravigliosi, ancora di più, perché hanno corso come matti, si sono sacrificati, hanno dato tutto. Non so se avete visto gli attaccanti, sono sempre stati i nostri primi difensori, hanno rincorso tutti, si sono sacrificati sempre, e se loro giocano così è quello che io voglio, perché per me sono a centrocampisti e difensori, allora sì di salire. Ora dobbiamo
bilanciare questo fatto qua, che altre volte mentre gli attaccanti pressavano dietro ci prendeva la paura e arretravamo, però ripeto, con tre giorni era impossibile dargli in più dopo un periodo di dove la vittoria mancava da sette partite, mi sembra, quindi capite che era anche a livello emotivo, non era semplice trasformare il tutto in così breve tempo, però non è merito mio, è merito di chi, dello spogliatoio, non certamente mio. Loro si sono applicati, hanno seguito, io ho dato le mie indicazioni, ho trasmesso la mia voglia, il mio entusiasmo e il mio credo. Sono stati loro a interpretarlo nella migliore possibile. Quello che ho appena detto adesso, cioè vincevamo, volevamo difendere questa vittoria, siccome dalle immagini che ho visto nelle partite precedenti questa squadra si difendeva nella propria metà campo, addirittura nella propria area di rigore, cosa che le mie squadre non hanno mai fatto, e quindi in un momento di difficoltà, di paura, la voglia di vincere, qualcuno è tornato indietro, cioè invece di venire in avanti proteggeva lo spazio dietro, e quindi si creavano delle situazioni dove gli altri concedevamo spazio nella zona più pericolosa, che quella in mezzo al campo voluto, in cui hanno partecipato tutti e tre gli attaccanti, è una cosa che volevamo, con dei tagli, con degli allungamenti, però questa squadra, ripeto, abbiamo fatto tre allenamenti e abbiamo racchiuso nei tre allenamenti il tutto, cioè palla a loro, palla a noi, ho dato qualche accenno sulle palle native.